bravo! Una settimana dedicata all'universo matematico a Grugliasco per il terzo Festival delle Scienze. Passion for Science, forme magiche nell'universo matematico, ESOF 2010, è ospitato dal 22 al 28 marzo presso il padiglione La Nave del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31. Dedicato alle scuole, alle famiglie e ai cittadini, il Festival delle Scienze è prima di tutto una festa didattica, in cui imparare diventa un gioco e un divertimento per le migliaia di bambini che hanno visitato e continuano a visitare il Festival. Oltre 12.000 l'anno scorso, quest'anno gli studenti saranno ancora di più. Tanti i partner dell'iniziativa, dalle scuole di Grugliasco e del patto territoriale della zona ovest, passando per il comune di Grugliasco, che è l'ente organizzatore, la provincia di Torino, la regione Piemonte, il dipartimento universitario della facoltà di matematica e il museo delle scienze naturali di Torino. Sì, è il terzo Festival delle Scienze che ha un riscontro altissimo da parte delle scuole, perché è sempre un salone fatto dai ragazzi per i ragazzi. È il terzo anno, quest'anno il tema è la matematica, i numeri, la geometria. È un progetto che è iniziato da settembre con un lavoro coordinato da docenti col Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino e il Museo di Scienze Naturali. È un progetto importante che la città di Grugliasco ci crede da anni e insomma i numeri e l'entusiasmo che anche quest'anno fa da contorno al festival dimostrano che comunque è un festival che sta crescendo negli anni e nei numeri con i bambini stessi. Questi giorni sono stati preceduti da due mesi di lavoro, e forse più, abbastanza intenso, per realizzare alcuni allestimenti: i solidi platonici, il laboratorio delle riflessioni, il caleidoscopio a sfera, lo scenario degli scienziati in erba, i puzzle di legno, tutte cose che servono a distillare dalle grandi persone che ci hanno preceduto nel passato, Pitagora, Archimede, Keplero, Gödel, queste grandi menti che non sono nomi ammuffiti in libri pieni di polvere, ma sono delle persone che hanno speso la loro intelligenza per cercare di capire il mondo attraverso gli strumenti della matematica. E allora tradurre in macchine matematiche, in solidi, in strutture visibili che i bambini possono toccare, queste grandi idee di quelli che ci hanno preceduto, questo dono che le grandi menti ci hanno fatto, è stabilire un ponte con questi ragazzi che attraverso questo gioco avranno la gioia, noi speriamo, di dire ho capito, questo momento illuminante in cui un concetto diventa qualcosa di utile, di vivo, non qualcosa scritto nei libri e che si impara per far piacere alla maestra, ma diventa parte del proprio capitale, del proprio bagaglio umano. Allora, noi dall'anno scorso che stiamo sperimentando in classe un nuovo modo di fare scienze, quindi la scienza facendola fare ai bambini. Cioè, dall'anno scorso, a dire la verità, abbiamo iniziato dalla prima. Poi l'anno scorso c'è stato il clou, perché abbiamo voluto fare uno spettacolo di scienze per i genitori, per far vedere cosa vuol dire fare scienze nelle elementari. Poi quest'anno l'assessore Colombi ci ha invitato come attori per far vedere ad altri bambini come è possibile appunto fare scienze. Per cui noi da stamattina che siamo qua abbiamo fatto due spettacoli per altri bambini. Loro penso che si siano divertiti anche abbastanza, erano molto emozionati, molto preoccupati, però mi sembra che sia andata bene. Oggi noi abbiamo potuto, attraverso un metodo semplice, che è quello del vivere drammatizzando gli esperimenti scientifici, abbiamo potuto trasmettere ad altri bambini, anche più piccoli, dei principi scientifici che sono universalmente difficili da capire così teoricamente. Quindi direi che forse la riuscita migliore quest'anno per noi è questa. E poi erano protagonisti in prima persona, scienziati in erba, proprio perché stanno crescendo in questo senso.